Buonasera a tutti ragazzi e benvenuti a questo unboxing della box dei Face Awards 2019. Dico buonasera perché è mezzanotte, ma noi siamo comunque qui pronti per farvi vedere i prodotti che stanno qui dentro. Uno degli sponsor, sono 5 sponsor in tutto, è Desio! Desio ragazzi, io che un paio di lentine le faccio durare un anno le giornaliere, ne avevo bisogno perché sennò ero ciecata morta, e invece mi hanno salvato la vita, quindi vediamo che cosa c'è qui dentro. Sto amando Desio, adoro. 3 pacchetti, oddio, ma li posso aprire? Io li voglio aprire, ne apro soltanto uno, sennò questo video dura tipo un'eternità. No, aspettate, attenzione. Cioè, in ogni pacco ci sono 2 confezioni. Va bene ragazzi, questa è una cosa che bisogna vedere con calma. Comunque, top. Grazie Nyx, grazie Desio, adoro tantissimo, tantissimo. Cosa abbiamo dentro? Allora, I'm a top 20, grazie Nyx. E dietro c'è una dedica. Vediamo cosa c'è scritto. Congratulazioni Andrea, perché il mio nome è Andrea, chi non lo sa, è un nome anche mio. La tua Frida Kahlo ci ha fatto sognare, adesso non vediamo l'ora di vedere cosa creerai per la prima sfida, Proud Soul, il team. Grazie mille, grazie Nyx Professional Makeup, felicissimo. E qui cosa abbiamo? Melide, vestiti con stile insieme a Melide. Adoro, voglio vedere cosa c'è dentro. Carta. Liettino, thank you for being a fantastic customer. E abbiamo una maglietta, adoro, una magliettina bianca con scritto Feeling myself. Adoro, grazie mille, la metterò sicuramente. E posso entrarci io qui dentro? Forse più serio, oddio! Ragazzi, perché io vi voglio far vedere, questa è la situa. Bene, cosa tiriamo fuori? Un'altra bag NYX coccolati con Garnier. Cosa abbiamo qui? Sì, A-Food aloe vera, una maschera per capelli. Adoro, le parrucche non si possono lavare, ma io sotto questa ho anche dei capelli veri, quindi grazie Garnier, grazie NYX, adoro tantissimo. E cosa abbiamo qui? Skin Active, adoro, maschere per il viso, one, questa è idratante e mattificante, questa è idratante e revitalizzante, adoro. Io sto lasciando tutto qui di lato. Poi la servitù sistemerà tutto, che non so chi sia questa servitù. Ah, c'è un'altra cosa. Cos'è questa? E comunque questa pazzesca maschera contorno occhi. Grazie Garnier! Crea degli eyes al rock con Redken, adoro. Allora, cosa abbiamo qui? Abbiamo uno shampoo. Poi un dopo shampoo e un trattamento per i capelli. Scusate ragazzi, ma io sto aprendo con voi tutto ciò. Vediamo, una pochette NYX Cosmetics, una pochettina a forma di labbra dorate, adoro. Vediamo cosa abbiamo qui dentro. Oddio, la vita, i pigmenti ragazzi, i pigmenti liberi di NYX, io questi li uso sempre. Oddio, mi stavo cadendo. Abbiamo boreali, rossi, verde, un verde un po' acido, magenta, varissimi colori, tutti i tipi. E all'interno cosa abbiamo? Anche un tempera matite con 2 differenti grandezze. Grazie mille. Andiamo con questo, che carino. Fai vivere le tue idee con Mr. Wonderful. Questa è un'agenda carinissima. Evviva.
In questa agenda c'è spazio per 365 giorni. Grazie mille, metticela tutta. Carina, carinissima, questa la userò sicuramente perché ho bisogno un po' di pianificare quali sono i miei impegni e le mie faccende giornaliere. Abbiamo adoro! Allora, questa già ce l'avevo, sono sincera. Però due è meglio di uno, come si dice. Swear by it, pazzesca. Questa tra l'altro l'ho utilizzata durante la realizzazione del mio video di presentazione per i Face Awards. Sempre ben accetta, adoro tantissimo. Adoro palette per contouring, questa è famosissima, diciamo è uno dei prodotti best seller di NYX. Chi non ce l'ha, io ancora non ce l'avevo, quindi grazie mille, top, 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 top. Qui abbiamo fondotinta in polvere, compatti quindi, in quattro colorazioni differenti. Can't stop, one stop, adoro tantissimo, adoro, grazie mille. Eccoci ragazzi, abbiamo fatto un cambio di location e di sistemazione. Allora, vediamo un pochino quello che abbiamo sistemato qui. Come prima cosa ho trovato ciglia finte. Ragazzi, una drag queen non può vivere senza ciglia finte. Quindi grazie mille NYX. Le mie preferite sono indubbiamente le drama queen. Le uso da sempre, quindi trovarle qui, grazie mille, top top top. Cosa c'è? Allora, abbiamo trovato anche questo qui, adoro ragazzi, rossettino, o meglio rossettone, date le misure, I'm a top 20. Continuiamo con i prodotti liquidi, che sono le famosissime suede in 4494 colorazioni. Non è vero, ne abbiamo diverse colorazioni. Abbiamo dal prugna al rosso al blu elettrico, arancione, marrone, nero, insomma, chi più ne ha più ne metta. Già di questi ne avevo un bel po', questi si andranno ad aggiungere alla mia collezione. Gli eyeliner, abbiamo due tipi di eyeliner e due prodotti per tipo. Abbiamo l'Epic Ink, iconico, penso che chiunque conosca l'Epic Ink di NYX, l'ho utilizzato anche per il make up che vedete oggi. E lo adoro. E da questa parte abbiamo il matte liquid eyeliner con setole, diciamo, morbide per dei tratti di precisione. Adoro, adoro tantissimo. Ah! Tutto rovinato. Cosa abbiamo qui? California Beaming Terra Bronzing Powder. Adoro. Adoro anche che se n'è appena andata la mia unghia. E quindi ci vediamo un attimo. Pubblicità. E quindi andiamo avanti con le labbra, quindi ritorniamo alle labbra dopo le suede. Abbiamo le suede in stick, quindi matte lipstick, abbiamo 6 colorazioni. Adoro questo borgogna pazzesco. E abbiamo un rosso, un fucsia, un blu, un borgogna, un lilla e un pink, bellissime. Pennelli, dan dan, eccoli, pennelli viso, pennelli occhi, pennelli gambe, pennelli ascelle, li abbiamo tutti ragazzi, tutti quanti, no magari questo non lo facciamo, è bellissima, no. Lasciamo la venditrice della televisione, però, cucchio! Ragazzi, mi sono sentito un pochettino Lucio Cone con i cucchio. Pennelli, pennelli per tutto, pennelli per una matriciana, carbonara, quello che vi pare. Comunque adoro, grazie mille NYX, e il mio pennello sfumatura, adoro tantissimo. Ok, eccoci qui, abbiamo due primer differenti, primer idratante e primer Angel Veil mattificante. Li utilizzerò sicuramente anche perché con tutto quello che metto sul viso un primer è sempre necessario. Qui cosa abbiamo? On the spot makeup brush spray cleaner, quindi cleaner per pennelli. Abbiamo due setting spray, uno con finish luminoso ed uno con finish mattificante. Mettiamoli qui.
Ok, ecco qui il cleansing balm, quindi un balsamo struccante o burro struccante, come volete definirlo, lo definiamo. Ed è pazzesco perché quando hai il viso tempestato, inondato da make-up, questo qui slap e rimuove tutto. Adoro tantissimo. Passiamo a questi che sono i Can't Stop One Stop correttori in ben 6 differenti colorazioni, dalla più scura alla più chiara. Queste sono le tonalità di mezzo, li adoro anche perché penso che con questi bisogna, si può fare anche un buon contouring, quindi thank you. Qui abbiamo vari eyeshadow singoli, sono un bel po', come potete vedere, verde, grigio, viola, di tutto di più. Anche questi li utilizzeremo sicuramente. Signora, che fa? Sta? Io passo. Adoro. Via, scopa! Passiamo adesso ai cream color. Questi colori pazzeschi in crema. Ne abbiamo tantissimi. E questi sono pazzeschi per body painting, e face painting, qualsiasi cosa, purché sia painting. Ce ne sono tantissimi, ragazzi, sono tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, non lo so, saranno una ventina, una trentina, non li conterò mai perché troppa roba, ragazzi, non riuscirei. E passiamo adesso ai Vivid Brights, sono delle colorazioni in crema, in un pottino più piccolino, i colori sono pazzeschi, sono luminosissimi, sono iper pop, mi piacciono tantissimo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, sono 15 colori circa, così come i SFX li userò sicuramente. Altre palette, quindi prima abbiamo visto la Swear by It e altre palettine. Qui abbiamo la Born to Glow illuminanti, ragazzi, chi mi conosce sa che io vivo per gli illuminanti, quindi grazie. Abbiamo la Glitter Golds palette glitter, non vedo l'ora di utilizzarla perché questa non ho avuto modo di acquistarla, ma era una palette nella mia wish list. Un'altra palettina glitter più piccolina, 4 colorazioni, è la Off Tropic, adoro colorazioni anche questi sgargianti, luminosissime, in polvere, miste tra matte e shimmer. Adoro. Colla per glitter, questa già l'avevo, questa è una potenza, ragazzi, pazzesca, stupenda, attacca qualsiasi cosa, anche se è glitter, ovviamente, non fate strane idee. Qui, vi voglio far vedere la quantità. Adoro Vivid Brights eyeliner colorati, 2400 colorazioni anche qui, Vivid Fire, Vivid Petal, Vivid Sapphire, Vivid Hollow, qualsiasi vivid colore possibile, top. Abbiamo questi che sono Pro Foundation Mixer, ovvero la lozione per schiarire o scurire il fondotinta liquido, ovviamente di NYX. E a proposito di fondotinta, cosa abbiamo? Can't Stop One Stop in 2 colorazioni differenti, una leggermente più chiara e una un pochino più scura, di cui i nomi sono Natural e Pale. E qui abbiamo Total Control, famosissimo fondotinta in drops, quindi in gocce, in 2 colorazioni. E come applichiamo questi fondotinta se non con le Beauty Blender di NYX? Ne ho 2 e sicuramente le utilizzerò perché io con le Beauty Blender praticamente ci vivo. Ritorniamo alle labbra e abbiamo questi Liquid Lipstick effetto glitter. Anche questi fanno parte della linea Glitter Golds e sono stupendi, ragazzi. Questi applicati sulle labbra hanno la stessa consistenza del rossetto liquido, però danno un finish glitterato. Quindi per me, che amo la luminosità e amo il glitter, top. Ok, credo che sia tutto, ma probabilmente mi sbaglio perché la mia regia mi sta indicando quello, che cosa? Io sono confusa. Sì.
Ok ragazzi, ci sono, ho preso i miei calmanti e sono di nuovo così, pronta. E ho fatto un ricalco della situazione e mi mancavano i Jumbo Pencil, ombretti in matita, utilizzabili sugli occhi, ma come sappiamo un bravo makeup artist questi li utilizza ovunque, come qualsiasi cosa. Alcuni vedo che hanno un effetto shimmer, altri sono matte, questo bianco già lo adoro. Vedremo. E qui abbiamo le matite per occhi e per labbra che voglio farvi vedere. Questa è la quantità, ragazzi. Ovviamente sono mischiate, occhi e labbra. Però, ecco. Ragazzi, ci siamo quasi, eh? Allora, qui abbiamo due ciprie. Questa SFX7 è la cipria che dobbiamo utilizzare per i cream color, quelli che vi ho fatto vedere prima. Eccoli qua, per body painting, face painting e via dicendo. E questa qui, sempre della linea Can't Stop Won't Stop, è la cipria appunto fissante in polvere libera. Ed ecco qui ragazzi i prodotti per sopracciglia, matite con scovolino da una parte ed applicatore dall'altra. La punta è perfetta per il micro blending, adoro. Eyeliner bianchi, questi li adoro tantissimo, sono stupendi, iper resistenti, iper white, tra i migliori eyeliner bianchi che io abbia mai provato, perché già ce l'ho, quindi averne altri due, yes god. Ed eccoci qui ragazzi, siamo finalmente arrivati alla fine di questo unboxing, è stato difficilissimo ma ce l'abbiamo fatta. Voglio ringraziare di nuovo NYX Cosmetics, la giuria e tutto lo staff che mi ha fatto accedere a questa top 20. Che dire ragazzi, mandatemi tanta fortuna. Mi raccomando ragazzi, hashtag Team Petit su qualsiasi post dei Face Awards e di NYX Cosmetics. Seguitemi sui social ragazzi, mi raccomando, su Instagram la.petit.noir per vedere tutti i miei lavori e sostenetemi in questa prima sfida, Proud Soul. Voglio sapere che cosa ne pensate della sfida e seguitemi e insomma vediamo quello che succede. Buona fortuna a me, buona fortuna a tutti i top 20, che vinca il migliore e che vinca la Petite.